Scappatasse, lo chiamiamo qui con noi, ok? Svegliamo un po' di segreti che non si possono svelare. Grazie Tippi! C'è stata una cena con me. Si prepara molto motivato. In questa cena si discuteva di obiettivi, c'era chi diceva che bisogna andare su, c'era chi diceva che bisogna lottare per andare su. Invece lei cosa racconta, ragazzi? Ragazzi, mi hanno già raccontato troppe cose, io invece li sto tenendo calmi, perché poi cadere dall'alto sarà molto male, e quindi preferisco partire con Mozart della volta, che tanto di vincere, dico tutto, No, perché la società è una società che crede molto in questa cosa, che ha investito tanto, e mi ha dato questa possibilità di allenare questa squadra per il mondo. E quindi io vi ringrazierò sempre, comunque vada la cosa. Però io sono veramente contento di avere questi ragazzi qua che si sono messi a disposizione e quindi stanno credendo in me, mi fa piacere e stiamo crescendo insieme, perché anche io comunque sono la mia prima esperienza con la prima eccellenza e quindi non ho la presunzione di avere la scienza esatta. Quindi io mi confronto con loro, sempre nel rispetto dei ruoli, voglio essere il loro amico, okay? Sempre con questo stato che comunque ci deve essere, per non rovinare questa relazione che stiamo creando. Allora di essere sul campo con loro, penso sempre a loro, sono sempre lì a preparare le cose, mi diverto quando sono in giro, so che mi dà un po' di considerato, però vabbè, questo ci sta, però sono felice, io ragazzi li vedo veramente una bella squadra, stiamo giocando bene, c'è sempre il corna e andiamo avanti, dai. Anche perché, come vi ho detto, sono